Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questa volta vi faccio vedere la review e l'applicazione di questo nuovo prodottino qua, penso sia nuovo, di Alchemilla, che è un fondotinta. Ok, allora io adesso vi voglio fare subito lo zoom, se riesco sugli inci, così appena metto a fuoco. Ok, voi stoppate e vedete gli ingredienti, se per voi vanno bene, vi piacciono. Però comunque io so che questo è un fondotinta naturale, completamente naturale. Infatti, primo posto abbiamo la silica, poi quello che riesco io a comprendere è candelilla, la cera penso, olio di oliva, profumo, olio di d'oliva, estratto di rosmarino, quindi burro di qualcosa che non so che cos'è, ma comunque vedete e capirete meglio voi perché io non ci riesco tanto. Il pack esterno è così, Alchemilla, molto molto bello, si chiama Alchemilla Eco Bio Cosmetics la marca, e questo prodotto si chiama Velvet Compact Foundation. Si presenta nel packaging così, lucido, infatti è un po' zozzo, scusate, con la di Alchemilla, questa la K penso che sia, che è praticamente il loro logo, fatta in oro, sì, con scritto il marchio. Vabbè, la mia è nella colorazione 01 e niente, voi la aprite ovviamente e si presenta con uno specchio gigante e il prodotto è questo. Allora, è veramente molto molto bello come prodotto, vedete che l'ho utilizzato, ok, e è un prodotto compatto, però secondo me ha una consistenza quasi oleosa quando lo toccate, veramente molto molto bello, si sfuma benissimo, dà un effetto naturale ma photoshoppata la pelle, come se, vedete, l'ho adesso indosso, come se voi, cioè come se questo avesse dentro dei siliconi, come se avessi utilizzato un primer siliconico, perché veramente molto molto bello l'effetto. Cosa vi devo dire in più? Costa sui 14 euro, io l'ho trovato in una profumeria bio della mia città, però comunque lo trovate su vari siti eco bio e spero che qualche profumeria lo vendano perché è bellissimo. Penso che sia relativamente nuovo e mi è piaciuto tantissimo, vi devo dire che forse mi piace più del mio amatissimo Deborah, quello che vi faccio vedere sempre, formula pura, quello naturale, che sa di biscotti, dolcetti, cioccolato, quello che mi pare a voi, comunque ha un odore dolce e mi piace veramente tantissimo. Vi devo dire che ci posso fare i ritocchi su già tutto il viso completo, quindi cipria, prendo, rifaccio, ritocco a posto, non succede niente, anzi è molto naturale e ve l'ho fatto anche vedere questa cosa. Mi piace veramente tanto, la scatola è comoda, sentite che fa un bel click perché è molto dura anche da aprire, abbastanza dura, quindi se lo portate in borsetta secondo me non succede assolutamente niente, non ci stanno problemi. È abbastanza compatto, sì, molto 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 bello, mi è piaciuto tantissimo, dà un effetto stupendo al viso. Ma senza che sto qua a parlare tanto, passiamo ai fatti e vi faccio vedere l'applicazione. Vi avviso che sono struccata, c'ho lo zoom e ho il turbante in testa, faccio veramente cagare, quindi mi dispiace per questa brutta visione, ma il fondotinta ve lo devo far vedere per forza la struccata, o almeno che non faccio gli occhi, però io metto prima il fondotinta, quindi vi lascio il video e ci vediamo. Ok, passiamo all'applicazione. Questa è una nuova postazione che spero che vi piaccia, fatemi sapere se è meglio delle altre per farvi vedere i trucchi. Armata di tisana, iniziamo a mettere questo qua. Allora, io prima vi farò vedere un'applicazione metà viso applicato con le dita e devo dire che è molto facile da applicare dopo le dita, si sfuma facilmente e dà un effetto molto naturale all'incarnato. Magari vi faccio anche lo zoom, perché no? Vediamo un pochino. Allora, perché il prodotto praticamente con l'idea si scalda ancora di più e nel metterlo avete un'applicazione migliore sicuramente, che si sfuma molto meglio con il viso, vedete? Ok, adesso vi farò vedere che copre anche abbastanza le occhiaie. Io guardo qua perché ho lo specchio qua, forse è meglio che lo metto un pochino più al centro, almeno. Ok, molto meglio, vedete?
questa parte è stata tutta coperta col fondo tinta, questa parte no. Vedete che bello effetto. La cosa bella è che dà un effetto quasi da prodotto siliconico, cioè no, quasi, senza quasi, secondo me è un effetto veramente invidiabile per un fondotinta completamente naturale. Si applica da Dio facilmente, come non so se vi ho già detto, anche per i ritocchi è molto molto facile, perché voi aprite, ce l'avete in borsa, lo aprite, ce l'avete questo specchietto gigante, andate qua titti, e avete fatto tutto. Cioè, veramente bello. Come da viso l'ho fatta. Io però ve lo fa vedere anche l'applicazione con un pennello. E ho preso questo qua di Puro Bio, che praticamente è quello piatto. Semplicemente vado a prendere il prodotto così. E comunque un po' di attrito lo fa, perché non è che lo andate a scaldare come con le mani. E vedete che ovviamente fate prima, perché ecco, vedete, io con un'applicazione così ho già fatto tutto il viso. Però non mi dà un effetto naturale come nel caso delle dita, e lo devo comunque andare a ritoccare un po', perché un po' di strisce, un po' di... anche se questo pennello è pulito e non ha problemi, però non so come spiegarmi, ma di qua dà un effetto più finto, mentre qua sembra che la mia pelle sia veramente così. Però vabbè, vi voglio far vedere l'effetto ugualmente col pennello. Quindi adesso finisco, faccio tutta l'altra metà. Ok, vedete che la pelle rimane abbastanza lucida, ecco, vedete, perché è un fondo naturale. Però secondo me è adatto anche a pelli miste, forse, non lo so, però per me con la pelle secca questo è bellissimo. Vedete, non so se si vede che la parte col pennello è meno uniforme, è fatta peggio, cioè non è fatta bene come la parte fatta con le dita, che è completamente ben sfumata. Vedete? Quindi adesso andrò a ritoccare anche questa parte. Prendiamo lo specchio del cosino qua, che è molto più comodo di quello là. Ok, e vedete che facendo così con le dita vado ad amalgamare tutto meglio. Ma comunque, allora, io vi dico che non ho mai applicato niente con le dita, non applico mai niente con le dita, perché lo trovo scomodo, ci si mette più tempo. Invece con questo comunque ci si mette poco ed ha un effetto bellissimo, molto naturale. Quindi comunque ve lo consiglio di applicarlo con le dita, e l'effetto sulla pelle è stupendo, non si sente, e per me è abbastanza idratante. Oddio, qui c'è scritto che sarebbe un fondotinta opaco, come si chiama questo? Mi scordo sempre. Velvet foundation, cioè fondotinta velvet, effetto velluto. Però secondo me sì, dà un effetto opaco al viso, cioè non è che, cioè non so come spiegarmi, è forse più adatto per le pelli normali o secche. Le pelli miste non lo so, non ve lo posso dire perché non ho una pelle mista, però è bellissimo. Cioè, dà un effetto troppo naturale, stupendo. Cioè, io adesso mi sto guardando da vicino con lo specchietto del fondo e non vedo niente. Cioè, nel senso, non riesco a vedere col fondo. È una cosa stupenda. E vi ho detto, vedete che ha coperto abbastanza bene anche gli occhiali. Adesso ce l'ho veramente brutti, ho anche l'ombra, quindi... Però, veramente, l'effetto è molto, molto bello. Consigliatissimo questo qua. Ne vale la pena, per il costo di 14 euro veramente ne vale la pena. Vi faccio vedere ancora meglio il risultato, è veramente bello, molto molto consigliato questo qua. Vi ho detto, è facilmente ritoccabile, l'ho già provato più volte, mi dura tutto il giorno, veramente, da anche mattina a notte inoltrata. Se avete qualche problema che vi va via o per qualsiasi motivo, lo potete ritoccare senza problemi, anche se avete messo la cipria, non so come farvi vedere bene, anche se avete messo la cipria potete ritoccarlo, non si creano cose strane, non c'è problema, proprio, è proprio bello. E quando io mi tocco la pelle sembra che ho su un oglietto, è bellissimo, bellissimo, lo adoro.
colore azzeccato, è stupendo. Certo, forse per chi deve coprire tanto non è molto adatto. Io effettivamente non ho chissà che cosa da coprire, solo oggi qua ho un brufoletto, però di solito devo solo uniformare la pelle e togliere qualche rossore, però non ho mai chissà quale problema di pelle. Molto bello, molto molto bello. Vabbè, niente, vi non, in questo momento non so che altro dirvi, se più che altro di andarlo a comprare, perché è veramente bello, figo, e magari vi dico più cose fra un po', però se mi scordo qualcosa, non volete sapere qualcosa più nel dettaglio, mi raccomando, qua sotto nei commenti fatemi qualsiasi domanda su questo fondotinta, su quello che volete, io vi risponderò con molto piacere, però vi dico che mi piace tantissimo. Ok, ecco il risultato col trucco fatto. Mi dispiace, qua c'ho un occhio morto perché prima mi sono struccata con lo struccante waterproof di Garnier, sì, quello bifasico, e questi prodotti non li sopporto, però ho dovuto struccarmi perché non mi piaceva il trucco, perché era sul nero potente, quindi dovevo struccare bene, mi si è irritato tutto il mondo. Comunque io qua alla fine ho messo solo la cipria a polvere libera di Puro Bio, vedete il risultato è bellissimo e luminoso, non so se si vede, anche se l'ho fatto da un po', quindi molto molto bello. Facciamo uno zoom, vediamo, veramente bellissimo questo fondo, ve lo consiglio tanto tanto tanto. Poi anche perché è naturale, boh, secondo me è adatto anche per i ritocchi, ve lo mettete nella borsetta, fate così, avete lo specchio gigante, a posto. Prima l'ho ritoccato sopra la cipria e non è successo niente di strano, anzi, se vi faccio vedere, che ne so, lo metto un po' qua, ecco, vedete? Nessun problema, non si vede niente, a posto, ritocco fatto, quindi veramente ottimo. Non si apre facilmente, quindi non avete il pericolo che vi si apra in borsa e faccia un macello, quindi consigliatissimo veramente. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, se volete più informazioni chiedete pure, ci vediamo alla prossima, ciao!